Ho sempre sentito parlare dell'alabastro, di questa pietra bianca, trasparente, resa ancora più preziosa da venature intime e delicate. Ho visto gli artigiani creare da un blocco informe oggetti unici, splendidi, raffinati, come le candide coppe per premiare i campioni dello sci. Tutto si realizza a Volterra, in questa misteriosa e antica città etrusca, romana, medievale, dove la tradizione si rinnova, dove l'alabastro prende vita plasmato nelle forme più classiche e innovative. Nel paesaggio mutevole e ondulato della campagna toscana che dolcemente degrada verso il mare, curva dopo curva, scenario dopo scenario, eccoci approdati a Volterra. È suggestivo inoltrarsi lungo le strette e ripide contrade del centro storico, ammirare le chiese antiche e maestose, passare sotto le porte medievali, giungere fino alla mitica porta all'arco con le sue teste nere, simbolo dell'antica e maestosa cultura etrusca. Da quella terrazza naturale che è il Viale dei Ponti, ho avuto come una visione. Ho visto le dolci e splendide colline che in una limpida giornata di sole si aprono giù giù fino al mare. E tutto intorno i tetti, i palazzi, le torri merlate, gli scorci inaspettati di questa misteriosa città. Poi ho scoperto l'alabastro e i maestri artigiani che lo plasmano come creta. Per modellare l'alabastro, gli artigiani utilizzano arnesi unici. Per ogni fase della lavorazione serve un utensile specifico che ogni alabastraio si costruisce personalmente, secondo il proprio modo di lavorare. Bella questa coppa. Chissà chi verrà premiato. 2500 anni fa, gli Etruschi conservavano le ceneri dei loro defunti in urne di alabastro scolpite con vive immagini del viaggio verso il mondo della vita ultraterrena, auspicio di immortalità. Queste urne, custodite nelle necropoli, sono arrivate intatte fino a noi, in tutta la ricchezza dei dettagli che l'alabastro permetteva di realizzare ai sapienti artigiani di allora. Dopo la notte dei medievali secoli bui, la tradizione artigiana risorge in epoca rinascimentale. Eccone un esempio in questo tabernacolo, quasi un tempietto, conservato nel Museo d'Arte Sacra. Da allora la lavorazione alabastrina è arrivata fino a noi senza interruzione. La consistenza e la tessitura della pietra d'alabastro consentono alle esperte mani degli artigiani volterrani di realizzare le forme più ardite e dettagliate. La trasparenza, la varietà delle colorazioni, le venature delicate danno unicità ad ogni oggetto, anche il più semplice. Per questo motivo, ogni coppa in alabastro, destinata ai campioni iridati dello sci, è un pezzo unico e irripetibile, come lo è ogni vittoria. La storia di Volterra si intreccia con quella dei primi liberi comuni toscani. Le bandiere variopinte e i giochi degli sbandieratori ne sono la lontana eco, la testimonianza giunta fino a noi di quelle battaglie, di quelle contese militari, di quelle feste. Chi viene a visitare Volterra trova nella città stessa un invito a scoprire, a viverla la città, non a subirla, ma a incontrarsi con le vie, con gli artigiani, con la pinacoteca, con i monumenti, le chiese, le mura medievali, il teatro romano. Quindi ha una possibilità davvero di entrare in simbiosi con questa città e vivere un'esperienza a misura di uomo, forse ancora oggi possibile in una città come Volterra. L'alabastro per Volterra ha rappresentato nei secoli scorsi una grande ricchezza e un'opportunità di lavoro per molta gente. Oggi si sta attraversando una crisi che stiamo affrontando con una serie di iniziative.
L'obiettivo che noi ci proponiamo con questa operazione Coppe nel mondo di alabastro è quello di far conoscere il nostro artigianato attraverso, diciamo così, questo prodotto e attraverso lo sport, in modo da farlo conoscere ad un ampio pubblico. Noi siamo convinti che l'alabastro rappresenta ancora per la nostra città una vera e propria ricchezza, per le tradizioni e per la cultura che questa nostra città ha sempre avuto nel legame con un settore così importante. Nell'Ottocento le imprese volterrane unirono le loro forze per mandare i viaggiatori nel mondo, fino ai porti più remoti, nei luoghi più esotici per far conoscere e apprezzare i manufatti in alabastro. Oggi, con lo stesso spirito, gli artigiani e gli imprenditori partecipano al progetto Coppe del Mondo in Alabastro, affidando ai diafani calici il compito di portare lontano l'immagine dell'alabastro e di Volterra. Così come alcuni giovani designer incidono la candida pietra in forme e messaggi innovativi per conquistare nuovo pubblico e nuovi mercati. La sponsorizzazione delle gare di Coppa del Mondo di sci è parte integrante di un progetto più ampio che stiamo realizzando in collaborazione con la Regione Toscana, l'amministrazione comunale di Volterra e il consorzio Le Città delle Pietre Ornamentali. Il progetto si muove su tre filoni fondamentali che sono il campo della formazione, il campo della promozione e il campo della produzione. Per fare ciò stiamo realizzando insieme alla Regione Toscana, all'Istituto d'Arte di Volterra, una serie di corsi nel campo del design e della formazione. Il fascino di questa città mi circonda ancora. Ora Volterra mi è un po' meno sconosciuta. Incomincio a riconoscere i volti di quegli antichi etruschi scolpiti sulle urne. Solo ora riesco a comprendere l'armonia delle piazze, dei palazzi, delle chiese, delle contrade, della gente. Anche il paziente, faticoso, a volte ingrato lavoro dell'alabastraio mi diventa familiare. Mi appare più magico e creativo. Sono certo che questa tradizione millenaria, quest'arte plastica, non morirà mai. Però bisogna continuare a crederci fino in fondo. Arrivederci, Volterra. Arrivederci, alabastro. È valsa la pena conoscerti.